Ma per farla breve, senza svilupparti tutti i suoi ragionamenti, ne faccio uno che ho ricavato da un libro di Gitta Sereni. Gitta Sereni è una giornalista ungherese che un giorno è andata a intervistare Franz Stangl, che era il direttore del campo di concentramento di Treblinka. E ha fatto 170 interviste, oggi è raccolto in un libro di Adelphi che porta il titolo In quelle tenebre. E in 170 interviste continuava a chiedergli: ma lei cosa provava quando faceva le cose che faceva? E Franz Stangl non rispondeva mai a questa domanda. A un certo punto a Gitta Sereni viene un lampo di genio. Ma vuoi capire che questo, vuoi ipotizzare che questo non risponde non perché si vergogna, ma perché non capisce la domanda? Alla fine Franz Stangl risponde: scusi, ma perché lei mi chiede che cosa provavo? Io non ero incaricato di provare qualcosa. Io ero incaricato di far funzionare perfettamente il sistema. E il sistema l'aveva individuato, aveva inventato Wirth e prevedeva che io entro le 11 del mattino facessi fuori 3.000 persone, perché alle 5 del pomeriggio ne arrivavano altre 5.000. Queste 5.000 dovevano essere soppresse entro l'indomani. Io, eseguendo rigorosamente questo compito, ero un ottimo funzionario. Dal punto di vista tecnico questo ragionamento non fa una piega. Non fa una piega. Nel Bresciano noi costruiamo, siamo i più bravi del mondo a costruire bombe, le mine antiuomo. Quando un operaio delle mine antiuomo è bravo, quando su 100 mine che lui fa in un giorno sono tutte buone per far saltare per aria chi le calpesta, perché se ne fa 80 che vanno bene e 20 che non vanno bene, e non è un buon operaio. A questo punto il bene e il male non si decidono più sul contenuto delle cose, ma nell'età della tecnica il bene e il male si decidono sulla modalità con cui tu fai le cose. Si realizzi modelli dell'età della tecnica che sono efficienza e produttività. E se una volta accanto al mio banco di lavoro c'era il banco del lavoro del mio collega o del mio compagno di lavoro, ed eravamo colleghi e compagni, adesso non siamo più colleghi e compagni, perché se lui è più efficiente e produttivo di me, il primo a saltare sono io, e allora ci si studia. Nell'età della tecnica tu devi eseguire il tuo lavoro a prescindere dalle tue persuasioni o dalle tue convinzioni o dalle tue idee morali. Per fare un esempio semplice, quando andate in banca e vi vendono i derivati o dei titoli spazzatura, io posso avere come impiegato, come funzionario di quell'agenzia bancaria dei problemi di coscienza. So che roba è che sto vendendo. Però la mia banca mi dice, non mi diceva, mi dice ancora oggi, tu devi raggiungere questa quota di vendita e se non la raggiungi non sei tanto bravo. E allora che deve fare questo? O rischia il posto, o fa Franz Stangl, lui è chiamato a fare quella roba lì. Perché ormai nell'età della tecnica la tua responsabilità non è più nei confronti della persona che hai di fronte, ma è nei confronti dei tuoi superiori. Tu devi essere a posto con loro. E i tuoi superiori non sono neanche più uomini, sono la struttura dell'apparato. In un ospedale, ad esempio, se tu, medico, esegui il protocollo previsto per quel tipo di malattie, sei a posto. Ma io che ho sentito un cardiologo, il più famoso che c'era in America, è stato omaggiato a San Raffaele in una maniera grandiosa e se lo meritava, ha detto: attenzione cari cardiologi, voi quando avete questa situazione qua, applicate il protocollo, ma voi dovete pensare che i malati si dispongono in una sorta di curva di Gauss e nella punta della curva di Gauss si raccoglie il massimo dei casi, ma chi si trova all'inizio della curva di Gauss o alla fine, quando gli applicate il protocollo, quelli muoiono. Quindi anche la medicina, attenzione ai protocolli, dice lui, perché dovete fare una sorta di cardiologia individuata, capito? Ma se tu non applichi il protocollo e quello muore, vai nei guai tu, medico. E allora applichi il protocollo. Nelle nostre scuole, se fai il programma ministeriale sei a posto, anche se non hai un minimo di empatia, neanche conosci i ragazzi che hai davanti, che non li vedi proprio nonostante
hai una frequentazione quotidiana con loro, non è importante, l'importante è che tu fai le azioni descritte e prescritte, che tieni bene il tuo registro digitale, queste cose qua. Andate davanti a uno sportello di qualsiasi posto, il burocratico, dove volete, chiedete una cosa e vi sentite rispondere, non è di mia competenza. Franz Stangl in piccolo, fate le debite proporzioni. Oppure non rientra nel mio mansionario. Quando i capi gerarchi nazisti venivano interrogati e rispondevano: io ho obbedito agli ordini, risposta esatta, esatta, nell'età della tecnica. E se tu hai problemi di coscienza come il povero bancario con i suoi derivati, allora ci sono delle psicologie, delle terapie psicologiche che aiutano il cognitivismo. Se hai una dissonanza cognitiva tra l'apparato di appartenenza e quel che tu pensi, non potendo tu cambiare l'apparato, ti aiuto io a diventare come l'apparato ti chiede di essere, o come l'apparato vuole il tuo comportamento. E cognitivismo e comportamentismo sono psicologie perfettamente conformi alle esigenze dell'età della tecnica. La psicanalisi morirà perché la psicanalisi non è una terapia che ti porta dal male al bene, non ti guarisce, la psicanalisi ti fa conoscere te stesso. E io penso che vivere a propria insaputa non sia un gran successo nella propria esistenza. Però uno che vuole conoscere se stesso dal punto di vista dell'età della tecnica o della cultura tecnica è un po' sbagliato, forse è proprio lì la malattia, che vuole conoscere se stesso. Mentre sei bravo, se le tue prestazioni sono prestazioni efficaci, produttive, la tua identità ti è data dall'apparato nell'ascesa in carriera, nel riconoscimento, perché l'identità non ce l'abbiamo perché siamo malnati, l'identità ce l'abbiamo perché qualcuno ci riconosce. E adesso è l'apparato a riconoscerti. Io non so, ma voi forse più di me siete stati a avete operato all'interno di apparati, e io per apparato intendo sia una catena di montaggio, sia uno studio di notaio, sia un ospedale, sia un'università. Sono tutti apparati che hanno delle regole e queste regole devono essere applicate. L'applicazione di queste regole diventa la misura di tutte le cose. La soggettività umana va sempre fuori dalla storia, sempre più fuori dalla storia. Pensate che a Milano, non so da voi, nei licei non si fanno più i temi. Perché non si fa più i temi? Perché nel tema viene fuori la soggettività dello studente. E come fai a giudicare la soggettività? Via. Si fa la comprensione di un testo scritto. Io ti do un testo, ti indico 10 parole, tu mi devi dare la definizione di queste 10 parole e dopo che mi hai dato la definizione di 10 parole, un punto in meno per ogni definizione che sbagli. Allora abbiamo oggettivato anche gli studenti, la loro soggettività non conta più niente. Questo ci consente di dire che la nostra scuola non educa. Non educa per mille motivi che non vi sto a fare, se no dovrei fare un'altra conferenza e arrabbiarmi come una iena. Ma questo soprattutto, il fatto stesso che anche le poche occasioni che hai per conoscere la soggettività dei tuoi studenti vengano progressivamente eliminate. Questa è l'età della tecnica. L'età della tecnica fa tante belle cose, eh? Attenzione, noi non ce ne accorgiamo. Heidegger dice giustamente: inquietante non è che il mondo si trasformi in un unico enorme apparato tecnico. La cosa più inquietante è che non siamo affatto preparati a tale trasformazione del mondo. Infatti, noi continuiamo a pensare in termini umanistici, no? Sulla base di valori, sulla base di etiche che non funzionano più nell'età della tecnica. Ecco qui il pensiero libero di cui parlavi tu prima, è anche un pensiero che si libera di tutto ciò che è inadeguato per la comprensione del mondo attuale. Inquietante non è che il mondo si trasformi in un unico apparato tecnico, dice Heidegger, inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo, ma ancora più inquietante, siamo al terzo grado di inquietudine, dice Heidegger, è che non abbiamo un pensiero alternativo al pensiero capace solo di far di conto. Denken als Rechnen, pensiero calcolante, calcolo economico, calcolo tecnico, punto. Non abbiamo pensiero alternativo, vuol dire che non sappiamo più che cos'è bello, che cos'è buono, che cos'è giusto, che cos'è vero.
Un'opera d'arte, diventa arte quando entra nella razionalità del mercato, se non entra diventa un'espressione biografica punto a capo. Io ho sentito quando andavo a Venezia, una volta salita su un treno una bella ragazza con un'arpa, non quelle arpi enormi, era un po' più piccola, però abbastanza ingombrante, però siccome ha un po' commosso tutti, abbiamo fatto posto, si è messa lì con la sua arpa e un signore molto distinto si è messo a parlare con lei, intrattenendola per una mezz'oretta, e lei era tutta contenta che qualcuno si interessasse della sua arte, eccetera. Alla fine questo signore, che era una persona per bene, niente di negativo, anzi è stato carino che l'abbia intrattenuta per mezz'ora, alla fine però non ha resistito e gli ha detto: senta, io devo farle un'ultima domanda, ma suonando l'arpa dov'è il business? Ecco, denken als rechnen, il pensiero come calcolo, capiamo solo ciò che è utile. E questo dal punto di vista economico, ma sotto questo, sotto il profilo economico, l'abbiamo detto all'inizio, c'è il profilo tecnico. La tecnica è questa: io temo molto che la razionalità tecnica diventi la nostra forma di pensiero, il nostro modo di relazionarsi, che la colazione diventi solo colazione di lavoro, che le conoscenze siano solo conoscenze utilitaristiche, che quello che conta è semplicemente la conoscenza che può tradursi in business, che le relazioni umane diventano relazioni tecniche. E questo si sta verificando in maniera molto significativa. Non parliamo poi dell'informatica, che è la perfezione di questa razionalità e i cui piccoli disastri possono essere così enumerati. Primo, espulsione dell'intelligenza divergente, che è quello con cui la storia è andata avanti fino ad oggi, e applicazione e ripetizione dell'intelligenza convergente. Convergente è quell'intelligenza che risolve i problemi a partire da come il problema è stato impostato. Su questo tipo di intelligenza la scuola è all'interno di questo tipo di intelligenza. Infatti i creativi vanno male a scuola, disturbano, dopo sono bocciati, demotivati certamente. Pensiero divergente invece è il pensiero di chi non cerca la soluzione del problema a partire da come il problema è stato impostato, ma la cerca ribaltando i termini del problema, tipo, non so, Copernico, che dice: proviamo a vedere quante spiegazioni riusciamo a ottenere ipotizzando che non sia la Terra ma il Sole il centro dell'universo. Questa è intelligenza divergente. Lavorando noi al computer invece ci muoviamo all'interno di programmi, i programmi sono i problemi, da quel programma non puoi uscire e quindi sviluppi solo intelligenza convergente. L'informatica ti accelera il tempo in una maniera pazzesca. La tecnica ha una velocizzazione temporale incredibile, la nostra psiche ha una temporalità molto più lenta. Per noi dobbiamo essere all'altezza della cadere tecnica. Se ti arriva un'email e non rispondi subito, dopo 2 ore ti arriva una telefonata, ma io le ho mandato una mail. Io posso fregarmi perché ormai sono vecchio, non appartengo più a nessun apparato. Ma chi lavora negli apparati deve stare sempre up to date immediatamente, no? Anche di notte, perché no? Alla mattina tu devi sapere le cose. No, doveva finire l'uomo e la sua parte razionale. Questa accelerazione del tempo è pazzesca. Poi dopo le risposte, non avendo il tempo, non possono essere risposte riflesse, sono risposte emotive. Like e non like, no? Mi piace o non mi piace. Ma che discorsi sono ti piace o non ti piace? Perché il tuo gusto deve diventare norma? Che rilevanza ha il tuo gusto che prescende dal gusto degli altri? Però la tecnica ti fa questo, di servizio. La tecnica ti offre un'infinità di immagini, quelli che sono vecchi come me ricorderanno i loro sillabari dove non c'era neanche un'immagine, era tutto scritto, vero? Adesso invece, io quest'anno durante le vacanze ho curato un po' i miei nipotini e ho visto i loro sussidiari, è tutta un'orgia di figure con scritto pochissimo. Oh, ma qui stiamo perdendo una cosa fondamentale, leggere. Noi italiani siamo all'ultimo posto per la comprensione di un testo scritto, dato OCSE. Il 36%, quest'anno è venuta fuori anche la percentuale, il 36% della popolazione italiana
sa leggere ma non capisce cosa legge, non capisce, perché quest'orgia di immagini, noi siamo passati da una comprensione sequenziale a una simultanea, che sono due tipi di intelligenza diverse, solo che nella scrittura il nostro cervello deve fare un lavoro pazzesco, se lo guardiamo da vicino, perché se tu leggi, cominci da sinistra, vai a destra, torni a sinistra, ripercorri a destra, così, no? Si legge, giusto? E però mentre leggi e fai questa operazione sequenziale, cosa che non fai con l'immagine, perché tu di fronte a un quadro, di fronte a un'immagine, non è che cominci da sinistra, vai a destra, torni a capo, pom! Non ti obbliga a fare questo percorso. Ma questo percorso è un percorso notevolissimo per il nostro cervello, perché di fronte, per esempio, alla lettera C-A-N-E, cane, il mio cervello deve tradurre quei segni grafici in un'immagine, l'immagine del cane. Ma se tu la cultura ti passa per immagini, non hai più bisogno di fare questo lavoro. Il tuo cervello degrada. Mi spiace, ma degrada. Beh, questi sono piccoli problemi, non vi dico poi... queste cose le so in sede psicoanalitica, disastri dei telefonini, vissuti paranoici. Uno manda un messaggio e non lo riceve in 5 minuti, comincia una dimensione paranoica del tipo mi ama, non mi ama, dov'è, non dov'è. Vai a beccare i telefonini della persona con cui vivi per scoprire i segreti della sua vita, disastri esistenziali, robe dell'altro mondo, stati di ansia e di angoscia che dopo diventano ripetuti, diventano stili di vita. Davvero siamo più felici? Aggiungo sempre per informazione psicoanalitica che c'è un mucchio di gente che preferisce la sessualità virtuale a quella reale, perché quella reale l'altra persona ti impegna, quella virtuale no. Non a caso anche in Italia cominciano a venire i bordelli fatti con la plastica, no? Poi risulta da capire la struttura mentale di queste persone. Però, e questo mi è stato confermato ancora oggi a Padova da uno psicologo che si è occupato di queste cose. Cioè una persona viva ha uno sguardo, tu la incroci, ti devi confrontare con lei. Invece un'immagine porno oppure una bambola non ti impegna, non ti mette in crisi, non ti mette in questione. E questo è un altro risultato. Però non sono questi i problemi secondo me, queste sono le cadute più evidenti, le ricadute più evidenti. Il problema grosso è che il nostro cervello si abitua alla logica della tecnica a raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi e tutto il resto è sovrabbondanza linguistica, sovrabbondanza emotiva, insignificanza, perché l'emotività non la puoi regolare con la razionalità e l'uomo è anche irrazionale, anzi il bello dell'uomo è la sua irrazionalità. Grazie.